Già arrivati. Uff, che festa ieri, eh? Wow, baby, it's a hardcore party. Line up like crazy. Questo è So Real Video 4, So Real TV 4. Brauco, oh, hai visto quanto ho urlato? Se non l'hai visto, la vedi fra poco. So, che se mi alzo. Ci vediamo fra un attimo. Io inizio a prepararmi. Voi andate a parlare con Digital Boy. Lo conoscete, vero? Dai, ci vediamo dopo. Ciao! Ciao a tutti, sono Digital Boy in macchina tra Cattolica e Riccione, direzione San Mauro Mare, dove al Geodrom naturalmente. Pensate che in questa autostrada praticamente costeggia oltre 100 discoteche, ok? Discoteche di vari generi, house, dance, techno, tutto quello che volete, ma solo una su queste 100 si chiama Geodrom e avrà un evento che si chiama Ferragosto Hardcore 2001. Saremo là, naturalmente, io e altri 30 DJ a vivere una notte indimenticabile, ok? Magari ne riparliamo nel parcheggio del Geo. Bye bye! Hardcore, baby! E adesso facciamo un po' un giro perché qua comincia veramente So Real TV 4, TV number 4. La voce è ancora andata, però fra poco vedete anche perché. Andiamo alla piscina, vediamo che ci troviamo. Siamo a Riccione, a Rimini, qualche parte. E il hardcore comincia adesso. Ci vediamo, dai!
Guarda, ho trovato l'arma letale, eh? MC, Raver, here we go. Vediamo che casino possiamo fare. Hi. Who are you? Yes, hi. He's DJ BuzzFuzz. And he's DJ Prophet. 50% off the Dream Team. 25. Okay. Oh, yeah. So, for the Italian guys, old school. Our hardcore is your old school now, so maybe you understand better that it's, yeah, he's the man, baby. No. Huh? Getting stronger every day. It's getting stronger every day, actually, and what I like about here is that there are less Nazis in our country, here, than in our country, so the atmosphere is, in my opinion, better. Yep. Definitely. Yep. Yeah. And but they get refused by the door, yeah, that's so that's cool. The organizers, they don't like it as well, so that's cool. We do all shout out to all the Italian gabbers. Keep the hardcore alive, man, for another 50 year, man. Keep it on, Berserk, baby. Hardcore non è una cosa che è iniziato oggi, già un po' di tempo che c'è, però adesso c'è anche la nuova generazione come DJ Lemex, HSC Records, baby. Hello, I'm DJ Lemex from Geneva. I play at Geodrome, HSC Record. Watch me spin. Ignore it.
J'ai fait du hardcore parce que c'est une musique qui m'exprime beaucoup, où il y a beaucoup de performances à faire. Et vraiment, avec le label HSC Records, j'ai pu réussir à faire beaucoup de choses. Et c'est vraiment le vrai label pour le hardcore. Che non sapevo se andare in mare o andare qua dentro. Tutti e due sono abbastanza uguali. Ragazzi, siamo qua a Riccione perché c'è un grande festa. Sicuramente quelli che sono hardcore sono qua, perché noi siamo Hardcore for Life. Cioè esce anche Hardcore for Life 3 con due grandi personaggi. Però per adesso andiamo un attimo al Ghedro e vediamo questa grandissima festa di ieri sera. Ghedro, baby, Hardcore for Life. Digital Boy, ultimi 30-40 secondi di viaggio. Siamo al famoso e ormai storico bivio per il Geodrom. Il Ferragosto al coro ormai alle porte per quanto mi riguarda. Sono arrivato un po' in ritardo, una mezz'oretta, ma non c'è problema, sono pronto a godermelo. Tra l'altro suonerò alle 4, quindi ho tempo di divertirmi un po' con la bella gente che incontrerò al Geo questa sera. Stiamo entrando al Ferragosto Hardcore 2001 al Geodrom, ragazzi, ci sembra un evento importante, seguitemi.
Thank you.
city. Sempre sono MC Rage qua, sono TV 4, sto cercando il posto che si chiama Ghedro, perché hanno un grande award, però come al solito sono perso perché nessuno mi dà mai un passaggio, però mi sembra che questi qua vanno proprio al Ghedro. Yeah, ok, these guys are going to Ghedro, adesso vado con loro così trovo il posto. Pizzalon Hardcore, Geneva represent. Questi qua sono hardcore, vero? Dai, andiamo! Pensavo di trovare un passaggio, non lo trovo. Vabbè, quasi mi hanno cuccato, fa niente, andiamo. Posso fare una domanda, no? Però devo uscire dalla strada così non ti ammazzano. State andando dietro? State andando dietro? Ok, ho una domanda. Il miglior DJ italiano dell'anno, chi deve vincere? Claudio Lancenaro. Aspetta, lui ha detto? Claudio Lancenaro. Il miglior live, chi deve vincere? Rotterdam. Miglior live Rotterdam, a cos'altra categoria c'è? C'è il miglior gente hardcore del mondo, chi deve vincere? Number one. No, italiani devi dire! Ah, vabbè, dai! Ci vediamo dentro, ragazzi! We're gonna do hardcore award! Mi ha detto io verso Reven. Sì! Cavolo, si può che scrivere, no? Soul TV numero 4, Extreme 2002 Hardcore Awards. Sono i premi per la carriera, premi per il miglior DJ, un sacco di premi. Là dentro, al Ghedro, questa sera, e siamo venuti per vedere chi vince. Allora, io vado dentro, voi andate a parlare con il grande noise suppressor, ci vediamo dopo.
ho scoperto il mondo hardcore all'incirca 5 anni fa in un locale spagnolo. Mi ha colpito subito, datosi che è un genere molto alternativo, difficile, duro, aggressivo. Quindi è una cosa che, ripeto, mi ha colpito subito. Mi sono innamorato subito di questo genere e diciamo ho iniziato a fare qualcosa, datosi che avevo già degli strumenti musicali, perché prima facevo techno quando non esisteva ancora hardcore. E pian piano, facendo delle prove, si è arrivato ad una conclusione, cioè di fare una cassetta e spedirla alla D-Boy Records. La D-Boy Records è stata la prima casa discografica in cui ho spedito un mio prodotto. Per entrare, diciamo, nel mondo hardcore, l'unico consiglio che posso dare è avere tenacia, soprattutto. Perché spesso si mandano prodotti a case discografiche o cose inerenti, ma non si hanno risposte all'inizio, come è successo anche a me. Io non ho mandato il primo prodotto e mi è stato ho ricevuto subito una risposta. È stata alla seconda cassetta, diciamo. Però poteva essere anche la decima, non lo potevo sapere. E quindi se a me come ho mandato la prima e non ho avuto risposta, ho mandato la seconda. Se non avevo risposta alla seconda, ne seguitavo a mandare altre. Fortunatamente è stata la seconda, quindi... L'hardcore per me significa tutto, diciamo, è un lavoro a tutti gli effetti, questo periodo come non mai, diciamo, e significa tutto, è la mia vita e quindi giorno dopo giorno convivo con questo genere musicale. È diventata più un amico, un'amica, che una cosa. Hanno detto che quest'anno ho fatto molto, beh, vedrete nel 2002 cosa succederà. Mi stanno per buttare fuori come al solito perché faccio troppo casino. Però, visto che la polizia non è ancora arrivato, sto qua, spacco un po' tutto. Questa gente qua dietro stanno entrando dentro. L'Extreme Awards 2001, io sono MC Rage, ci vediamo dentro. Ciao, Paul Elstack, una delle persone che ha iniziato hardcore. What's up, Paul? I'm okay, man. He's good. Senti, ragazzi, cioè, faccio una domanda molto veloce. Why did you start hardcore? Well, I didn't start the hardcore. It was, I liked hard music and then it evolved and the people call it hardcore. For me, it was just hard house music I like, you know, and the people give it a name, you know, but for me it's not the name, it's what I feel and that's what I make, and yeah, the people call it hardcore, okay. Lui dice che lui non ha fatto hardcore, lui è semplicemente cominciato a fare una musica che lui sentiva molto vicino al cuore, e dopo voi avete dato questo il nome hardcore. What do you think hardcore is going to do in the future? What do you think is going on with hardcore now and to look forward in the next couple of months, days or years? It's difficult to say, but how I see now is that some parts of Europe, hardcore is getting bigger, Holland is getting bigger, in Spain is getting very big now, hardcore, so for us it's a good future, but far in the future I can't tell. I hope still hardcore will be there, there's always hardcore, of course, but how big and how popular it is, you never know. Lui dice che, secondo lui, il hardcore sta crescendo in certi posti qua in Europa, soprattutto in Spagna, cioè il hardcore sta crescendo, lui crede che il hardcore ha un futuro, lui non riesce a dire quanto crescerà e quanto tempo sarà ancora in giro il hardcore, però lui spera che per sempre. A shout out to everybody out there, all the Italian hardcore fans. There's only one shout out, and also for Italy, hardcore for life, you know. Hardcore for Life, dice lui. E io anche una sorpresa. Should we tell them that they might hear more about Hardcore for Life in the near future? Sure, they will. Something coming, baby. Hardcore. Paul Elstack, MC Rage, your way. Ci tocca selezionare il
Come si sente essere il miglior DJ italiano dell'anno? Sono semplicemente felice, contento, ringrazio tutti e niente, speriamo di fare lo stesso il prossimo anno. Penso questo è come un Natale, ti dico perché è un Natale, perché loro hanno vinto anche il miglior canzone dell'anno. Rudy ti ha adesso copiato con questo grande produttore poi DJ, e loro insieme fanno Noise Suppressor. Come ti senti tutto questo che succede? Beh, io nell'arco di qualche mese mi sono trovato catapultato in sta roba e cosa devo dire? Boh, non so cosa dire. Lui è grande e secondo me ha vinto perché ha un grande carisma e soprattutto perché è una persona semplice. Perciò si merita alla mia stima e penso anche alla stima di tutti. Baby, there you go, Noise Suppressor, DJ Bike. Questi sono i ragazzi che portano a casa premi. Child, come with me, do your wish.
Sono Rauco, siamo qua all'Extreme Awards 2001, c'ho qua con me il miglior DJ straniero dell'anno, this is DJ Promo baby, I just told everybody out there in Italian land that I got with me the foreign DJ of the year, what do you think about winning that? Yeah, it's completely great man, I didn't expect it because yeah, on the fly I wasn't nominated, so I was like, what the hell, you know, I was nominated for best record of the year, so I hope for it, but this is even better, really cool. Lui dice che lui sul flyer non c'era neanche il suo nome, allora lui pensava che magari non aveva vinto, però dopo alla fine ha vinto e lui ha detto ancora meglio di essere il miglior disco dell'anno, perché lui stava sperando tanto di avere il miglior disco dell'anno, però è riuscito a fare il miglior DJ straniero dell'anno, Promo right here at the Gayodrome 2001, this is your DJ of the year, Foreign Style. Grazie a tutti, thanks. See you soon. Bye. Preparations is due, y'all gon' pay. Fucking crazy. You got a fucking problem. Per la terza volta qua, no! Lottano! The Noise Suppressor!
senza parola. Sto leggendo qua: miglior live act dell'anno, miglior DJ italiano, miglior canzone dell'anno. E dalla So Real vedo anche record of the year, miglior disco dell'anno per Overdrive. Ragazzi, cioè, questi erano quasi quasi il Noise Suppressor Awards, cioè, avete portato via quasi tutto. Cosa è successo? Come vi sentite? Sono confuso, diciamo, per quanto sono contento. Sono veramente felice, soddisfatto, non me l'aspettavo. Sono stati momenti difficili, ma oggi è davvero un giorno memorabile, fratello. E Rudy, ti ha trovato anche te proprio in mezzo a una cosa mitica. Non so cosa dire, cosa devo dire? Sicuramente che non finisce qui. Qual è l'importante? Qual è molto importante, sicuro, no? Questo è poco ma sicuro, guarda. Senti ragazzi, siete state veramente forti, sono sicuro che sarà molto difficile il prossimo anno di trovare un artista o un gruppo di artisti che riescano a portare a casa così tanti premi. Sicuro! Avete fatto proprio, siete voi l'icone di dove dobbiamo arrivare, vero? Un saluto ai vostri fans! Ciao a tutti, ci vediamo a Capodanno al Geodrom. Ciao a tutti, sempre di più! Yeah! Chiamiamo qua su Awards! Yeah, baby! Aspetta, non ho sentito un cazzo! Proviamo di nuovo! Awards! Adesso, fammi fare un mio favore. Ok, il premio della catena va a Who's This Watcher, man? Adesso sono completamente rauco, però devo fare questa intervista qua perché c'ho con me non solo un collaboratore, ma un grande amico che io considero un fratello. Questo qua è il grande Digital Boy che ha appena preso il premio per la carriera. Yeah baby! Cosa dici? Cosa dici? Mi fa sentire vecchio prendere un premio per la carriera, Cristo. No dai, forse è uno di quei premi più importanti di tutti. No. Sono veramente contento, specialmente insomma questo premio vincerlo in Italia, dove da più di 10 anni noi sudiamo e ci diamo da fare per tutto questo. Bello onore questo per me. This is big, this is Digital Boy, one of the sources from hardcore, uno di quelli che ha iniziato il hardcore tanti anni fa. Cosa pensi che succede con il hardcore nel futuro? Dipende molto da noi, no? E allora sono abbastanza positivo, noi facciamo il nostro meglio per tenere il movimento su. Tutto qua. That's it, baby. Un saluto alla Digital Boy. Ciao bella gente, ci vediamo a Capodanno Extreme 2002. Ciao. Waiter! Questa cosa qua mi tocca veramente il cuore perché abbiamo avuto un'idea un po' di tempo fa, vero? Un'idea un po' particolare dove sono stati messi
4, il miglior DJ e un piccolo MC. Insieme su un compilation abbiamo fatto una cosa per provare a tenere l'energia vero, hardcore, vero? Cioè, certo, ma sto pensando che è interessante che chi sta vedendo questo video adesso avrà già Extreme 2002. È vero, è vero. Molto probabilmente stanno ascoltando la musica mentre stanno ascoltando la compilation. Però in questo momento stiamo parlando di Hardcore for Life, number one, che si è messo 4 DJs insieme a un MC per fare una festa proprio su un CD. Cioè, qual era l'idea, giusto? Io credo che sia un nuovo concetto, no? Di musica hardcore più aperta e realmente rispecchia quello che è un evento. Un buon MC, qua, e dei bravi DJ. Quindi, insomma, ringrazio chi ha partecipato a Hardcore for Life in quest'anno. Quindi ricordo JDA, Blessed K, io, Lancin House. Hardcore for Life 2 con Bike e DJ Promo, che anche loro hanno vinto un sacco di premi questa sera qua, allora anche quello è molto importante. E Bike ha vinto anche la mia macchina, questo ha vinto tutto. Portate via tutto. No, ma sono veramente contento perché non l'aspettavo. Cioè, era un'idea che noi pensavamo era forte, però non aspettavo che andavo così forte. Abbiamo fatto il Hardcore for Life 2 e stiamo adesso lavorando per il Hardcore for Life 3. Che ci sono due grossi DJs che sono in mezzo a questo progetto e vediamo cosa succede. Io vi saluto dal cuore, ti sono buono e cosa le diciamo? Al prossimo Hardcore for Life. Ciao! Poi, DJ Paul, Endymion, MC Rage, Hardcore for Life 3. Oh ragazzi! Che serata, eh? Extreme 2001, Hardcore Wars, bellissimo, fortissimo, piaceva troppo. Visto un sacco di amici, ci abbiamo veramente divertito. Questo è Soul TV numero 4, e se siamo arrivati al numero 4 è grazie a voi. Allora, ascoltate il compilation Extreme 2002 che avete preso con questo DVD o cassetta. Ascoltate il Hardcore, portatelo sempre avanti. E fra poco esce un grande progetto, Hardcore for Life 3, con Paul Elstak e Endymion. Bellissimo, MC Ray sarà la voce sopra anche questa grande compilation. E noi ci vediamo un'altra festa, un'altra volta, perché the hardcore will never die. Die, 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 die. Don't you wanna be an outlaw? Don't you wanna be an outlaw? Don't you wanna be an outlaw? You gotta get on before the chest is gone.
Three, 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 three